Lontanamente, vagamente, adesso che ci faccio più caso, allora, Givenchy, Gentleman, Eau de Toilette è un must, e su questo non ci piove. Però mi dà anche un tocco di Valentino uomo. E adesso voglio anche andare a vedere chi è uscito prima? Allora, Gentleman nel 2017, Valentino Uomo nel 2014. E il naso di Valentino è Olivier Pouch, mentre il naso di Gentleman, Nathalie Lorson e Olivier Crisp. Ma sono tutti e due, ecco perché mi viene un po' di Valentino. Sono tutti e due talcati. Quindi polverosi. Allora, non sono uguali, però tutti e due li vedo su un outfit molto elegante, anche casual elegante, però comunque sicuramente non in tuta, sicuramente non in tuta. Sono proprio profumi raffinati, eleganti, polverosi. Se siete amanti dell'iris, se siete amanti comunque dell'accordo talcato, sia Givenchy Gentleman sia Valentino Uomo Eau de Toilette, entrambi fanno al caso vostro, potrebbero fare almeno al caso vostro. Allora, vediamo se Givenchy, il sito ufficiale, ci aiuta con le note olfattive senza andare in altri siti poco attendibili. Ci aiuta. Note di testa: pera assoluta di viola, addirittura egiziana. Note di cuore: concreta di iris d'Italia e Cina, addirittura lavanda. Ecco forse perché mi piace tanto. Voi dovete sapere che un certo tipo di lavanda, non tutte, però un certo tipo di lavanda mi piace veramente tanto nei profumi. Note di fondo: pelle, essenza di patchouli dall'Indonesia. Queste sono le note dichiarate in Gentleman Eau de Toilette, mi raccomando, Eau de Toilette. Allora, non mi voglio dilungare troppo in questo video perché non è una novità questo profumo, però non ne ho fatto neanche mai una recensione perché appunto non l'ho mai avuto. Ho detto mo lo compro, 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 e non lo compravo mai. No, più che altro non è che non l'ho voluto mai comprare, ma semplicemente non è mai capitata l'occasione giusta per comprarlo. Intanto non vi ho fatto vedere moltissimo la boccetta, ve la faccio intanto vedere. È molto semplice, il che mi piace tantissimo. È molto semplice, è trasparente, altra cosa che amo. E ve la faccio un po' vedere in generale. Questo è il tap, non so se riesce a mettere a fuoco. Comunque c'è il simbolo di Givenchy e poi il dentro, vabbè, semplicissimo, nero, insomma. Il tappo non è proprio leggerissimo, quindi brava Givenchy nella qualità generale della boccetta, ma anche la boccetta in generale è veramente elegante, è minimal, elegante, veramente ben fatta. Questo è il sotto, il lotto è a chi interessasse, vediamo un po' se lo riesco. Ah, è 2 Milano 01, quindi 2M01. Non ho controllato l'anno di produzione di questo, comunque è codesto. Poi io me lo spruzzo anche sulla pelle. È un profumo molto morbido.
un profumo molto, se vogliamo, anche caldo ma fresco. So che è un paradosso, ma queste sono le sensazioni che mi dà. Perché comunque all'interno troviamo la pera che gli dà quel senso un po' fruttato. Poi abbiamo questo accordo talcato, questo accordo polveroso di viola, iris e lavanda, proprio la triade del talco. E poi sul fondo abbiamo pelle e patchouli. Però quel senso di cuoiato, talcato, leggermente fruttato. Si sente tutto. Ma attenzione, non è un fruttato che dà fastidio, assolutamente. Cioè, sta in testa, ma sembra quasi che contorni il profumo. Anche perché a me i profumi fruttati, dipende, insomma, come sono fatti. Quindi appena lo sentirete, avvertirete proprio questo accordo cuoiato morbido, polveroso. Cioè non è un cuoio aggressivo come può essere un che mi viene in mente un ombre leather di Tom Ford, un acqua di Parma leather che comunque sono, vabbè, acqua di Parma è un cuoiato più agrumato, però per dire che non è un cuoiato alcolico, non è quel genere lì, ma è proprio un cuoiato talcato. Se conoscete Valentino Uomo, sapete di cosa sto parlando. Ma assolutamente questo ha un lato fruttato che Valentino Uomo non ha. Quale preferisco tra i due? Bella domanda. Perché comunque io posseggo Valentino Uomo Intense, ma tornassi indietro perché a quel tempo, quando l'ho presi, era in hype sto Valentino Uomo Intense, ma avevo poco filato l'Eau de Toilette. Quindi se mi devo basare con Valentino Uomo Intense, preferisco Givenchy Gentleman. Mentre se lo devo paragonare a Valentino Uomo, forse preferirei sempre questo, perché ha un che di delicato, ha un che di raffinato, di elegante. Se vi piace questo genere cuoiato, talcato, leggermentissimamente fruttato dato dalla pera, preferirei Givenchy Gentleman Eau de Toilette. Non sono assolutamente pagato da Givenchy, magari. Purtroppo ancora non mi fila, quindi a chi lo vedo? Allora, a chi ha un carattere tranquillo, a chi ha un carattere anche un po'. È un misto tra l'introverso e l'estroverso. Quindi l'introverso quando serve da essere introversi e l'estroverso quando serve da essere estroverso. Un uomo che veste quasi sempre elegante, quindi proprio elegante, giacca, cappotto, cravatta, eccetera, eccetera. Magari per lavoro può farlo, insomma, ha un lavoro che consente questo tipo di outfit. E chi nel tempo libero però veste anche casual, elegante. Quindi andate sul classico sul vestirvi, ma neanche troppo ricercato, però sul classico, quindi la classica tenuta, o come si dice in termine tecnico, la classica mise. Vabbè, mo non so se mi faccio influenzare dalla boccetta con giacca nera e camicia bianca, però comunque eleganti va benissimo, e anche casual. Poi vedo questo profumo nelle stagioni calde. Devo testarlo perché a primo impatto vi dico ni. Sì, però potrebbe anche risultare un pochino pesantuccio. Perché comunque questo accordo di cuoio, seppur abbastanza fresco e non troppo pesante, devo vedere se con 40 gradi al sole potrebbe essere piacevole o meno. Allora, vi dico in generale comunque che
dà un senso talcato, quindi quasi di pulito, no? Non dovrebbe essere fuori dal mondo indossarlo anche in estate. Magari in estate lo consiglio più di sera, quindi non c'è quel fuoco cocente, del sole, non ci sono 40 gradi. Quindi sì, di sera potete anche metterlo, di giorno secondo me c'è di meglio. Quindi un 3 stagioni e mezzo, diciamo così. E persistenza veramente molto buona, quindi mediamente 6-7 ore, ma anche di più, e se lo spruzzate sui vestiti anche di più ancora. Quindi su questo nulla da dire. E addirittura lo preferisco all'Eau de Parfum. Ragazzi, lo preferisco all'Eau de Parfum. Se avete già l'Eau de Parfum, state buoni. Se avete ancora la scelta a disposizione, io vi consiglio prima di sentire il classico perché è più raffinato, secondo me, è più elegante. C'ha quella nota fruttata che gli dà quel brio in più per quanto riguarda fattori complimenti e freschezza. Quindi io vi direi dategli una chance, poi fate hobbies come sempre, e se avete lui non andate sull'Eau de Parfum, ovviamente, dice viceversa, perché sono, stiamo lì, quasi gioca proprio sulle virgole, però io consiglio più l'Eau de Toilette. Beh ragazzi, io non credo di aver altro da dire su questo profumo e prevedo già che lo indosserò molto spesso. E poi magari potrei anche fare un video aggiornamento tra tot tempo. Se avete curiosità, dubbi, qualsiasi domanda, come al solito, un commentino qua sotto e vi rispondo tranquillamente. E noi ci rivediamo al prossimo video. Mi dispiace quasi sprecarlo. Ah, ovviamente. Ringrazio Marco di avermelo regalato perché è stato un regalo per i miei 25 anni. Quindi grazie a Marco che me l'ha regalato, regalone apprezzatissimo. Snaus!